in attesa del collegamento con Cristian D'Antonio e WeMag. Ah, ecco. Ci sei? Sì, Lucia. The WeMag. Ciao. Eccolo. Ciao. Buongiorno. Bellissimi, come state? Bene, dai. Questo delirante periodo di... Per quanto si possa essere, diciamo, però... Siamo superati. Voi navigate nell'arte, che è un mondo a parte, quindi... Abbastanza, sì. Ma poi siamo comunque... Abbiamo la fortuna di avere tanto spazio, quattro gatti, colori, strumenti, quindi... Benissimo. Andy, io avevo pensato, proprio per questa, per effetto di questo riposo forzato, ci siamo detti che c'è tanto tempo, e c'è tanto tempo anche per rovistare un po' nelle nostre, nei nostri closet, no? Che io sono un giornalista, tu sei musicista, ma sei anche molto di più, siamo tutti collezionisti di cose. Tu cos'è che collezioni di più? E oggi volevo parlare proprio di questo. Cos'è che collezioni di più? Poi dopo entriamo nell'argomento. Grazie. Beh, come collezione, manico delle scarpe. Ah. E ogni tanto, comunque sì, una collezione di scarpe che ogni tanto, anzi, quelle che proprio non si possono più vedere, magari sono stati degli acquisti di quelli sconsiderati, danno il cambio a qualcos'altro. Se no, comunque, cataloghi, libri, mi piace molto il cartaceo. Sono molto affezionato ancora al cartaceo. Non ho ancora letto o ascoltato un audiolibro, o faccio comunque fatica a leggere i libri digitalmente. E quindi sono anche collezionista di così, o magazine d'altri tempi, o libri che parlano di personaggi a me molto cari. Quindi io adesso nell'inquadratura ho un quadro di street art di un mio amico che si chiama Knet. Io anche quando riesco colleziono anche un po' d'arte. E poi giù, se sposto, ho ritrovato, a proposito di collezioni, qualcosa che ti riguarda. Sono due flyer di due mostre tue. Ma certo, che bello! Non so nemmeno se tu ce li hai. Inviti dei due eventi. Sì. Tu collezioni, ecco, cose tue proprio, cioè le conservi, le cose che fai. Sì, 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 c'è tutta una busta. Oddio, non sono così meticoloso e maniaco delle conservazione delle date, non sono un bravo confezionatore, però tengo tutti gli oggetti di culto, o i biglietti, gli inviti passati, c'è tutto un bustone con tutti i materiali degli inviti, degli eventi che ho fatto, sì, sì. Bene. Poi passo, posso... certo, siamo qui per fare uno show off, quindi... faccio allora vedere una cosa particolare. Aspetta. A parte che qui Lilia ha allestito, ci dice, piuttosto che lasciare le foto in una scatola, c'è una mostra di le fotografie. Bellissima idea di Lilia, bravo. Sperimentazioni varie, la vecchia abitazione, i concerti, i set dei videoclip, gli MTV Music Awards, cioè, diciamo dei momenti musicalmente e non molto, molto segnanti. Mentre qua c'è l'angolo. Qui c'è l'angolo. Take Polaroids. Com'è? Mi viene da dire Gentlemen Take Polaroids. Sì, assolutamente, sono un grande fan anche. Il Giappone è grande disco. Mentre qui, vabbè, tra i fetici, i Blue Vertigo, il primo sax midi, i Golden Age, la fase precedente, sì. Blue Vertigo. Questo è Mark Almond che firma una mia foto, e qui i Past, si vedono? Sì, sono bellissimi. Il grappolo dei Past, di alcuni degli eventi fondamentali. Ho visto che ha qualcosa di Marco Lodola, cioè un effigio di... È il tubo, era collitore della maglia, dell'ultima maglietta che ha fatto. Bellissimo. Sì, mentre poi di Lodola...
altro di Marco Lodola c'è Ah, questa. cavolo. Questa è fatta per te? Sì, questo è stato un regalo di Natale ispirato alla mia vecchia professione di pattinatore, visto che ho passato, ecco, ti faccio fare una carrellata della parte pittorica dello studio. Dai, ma ci sentiamo dei privilegiati a vedere queste No, cose. sono sinceramente, anch'io mi sento privilegiato ad avere rispetto ad altre persone tanto spazio di movimento. E questa è l'ultima creazione che in questi giorni mi sono rimesso in ballo, perché è un'epoca questa dove tutte le cose che sono rimaste in sospeso c'è più possibilità di metterle. Certo. È quell'uovo che è un raccoglitore per l'immondizia, la raccolta differenziata. E in realtà era lì che mi guardava arrivo, scusa, da 3 anni. Anzi, tu aspetta, qui sei un cultore, ma magari l'avrai già visto. Dimmi. Volevo farti vedere. E qua mi fai morire. Sì, L'ho avevo ribattuta. visto su una tua Instagram story. Ho dovuto ribatterla perché si stava consumando, però è l'autografo che mi ha fatto Nick Rhodes sulla tastiera, perché come un fan, quando c'è stata l'opportunità di avvicinarlo, di conoscerci nel 99 per un'intervista, mi sono presentato con il synth che anche lui usava diversi anni fa, che anche lui è un Roland Daro come me. Eh sì.